Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a parlare del fantacalcio, del fantaprocesso e si torna alla sconfitta. È incredibile, è incredibile. Allora, ho giocato contro Deglio Petrelli, The Postman, e risultato di 4-2 per lui. E ragazzi, io devo essere sincero, non mi è andata neanche così male la settimana. Cioè, alla fine, andando a vedere, avrei pareggiato con due nel campionato, vinto con tutti gli altri. L'unico con cui avrei perso è Elio. E mi ha massacrato. Tre gol di Mertens, Parolo, due gol Gagliardini. Che ci devi fare? A me è anche andata abbastanza, ripeto, abbastanza bene, perché mi ha segnato. Lui Andanovic non ha preso gol. Insomma, tutte queste cose qua. A me ha segnato Nainggolan, Antenucci, un altro gol mi hanno fatto. Ah, Milik. Quindi, insomma. Cioè, hanno anche segnato, però lui ha segnato tutti, praticamente. Voci di corridoio dicono che, che abbia segnato anche, abbiano segnato anche i figli, perché cioè, ha preso tanti, tutti ha segnato, tutti. Se metteva i figli al fantacalcio segnavano anche loro domenica, cioè, contro di me si sono scatenati, proprio tutta macerata, proprio brum, no, contro i miei giocatori. Vabbè, comunque, oh, ragazzi, fantacalcio è così. Io mi ricordo che si diceva una volta che il fantacalcio lo si vinceva col calendario. Perché dipende quando affronti quelle persone lì, cosa succede, no? Effettivamente è vero, perché quando fai un fantacalcio del genere, cioè, io ho pareggiato alcune partite che mi stavano andando da schifo e ho perso alcune partite. E che, come questa di domenica, che mi stavo andando bene, perché comunque il mio avversario ha fatto di meno, ha fatto di più, e quindi effettivamente dipende molto veramente dal calendario. Una cosa che ovviamente non si può sapere prima, ma fa veramente tantissimo, perché in base a chi affronti, cioè io se non avessi affrontato Delio probabilmente avrei 3 punti in più adesso. Delio, se domenica è stato uno schiaccio sassi, si sono svegliati tutti. E domenica contro Bibi Channel, e vai che ne prendiamo un'altra imbarcata, perché Bibi Channel ha un attacco atomico. Vabbè ragazzi, dunque si rimane a 7 punti, pochissimi. Stefano sta andando a portarsi a casa sto campionato piano piano. E non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!